poco. Siamo a 31 minuti, quindi tra pochissimo vedremo su ed ecco Cilio, Iannone, Carmax, Camaldolese, 31 e 20. L'anno scorso la vittoria con 31 e 38, quest'anno 18 secondi in meno, 31 e 20. Parliamo di una media di 3 e 8 al chilometro per l'atleta della Carmax Camaldolese, e c'è battaglia sicuramente per le posizioni dalla seconda alla quinta, perché c'era un gruppo di atleti che era molto combattivo sia al passaggio al traguardo volante sia all'altro passaggio quando eravamo vicini al sesto chilometro di gara. Quindi vedremo se il compagno di squadra di Giglio Iannone sarà lui a sbucare adesso dalla curva per fare questi circa 70-80 metri di leggera salita per tagliare il traguardo. Ma ripeto, erano diversi gli atleti a giocarsi le posizioni dalla seconda alla quinta. Attenzione agli atleti che non gareggiano e hanno il chip di non passare sui tappeti, perché vedranno rilevati Ali Akinu, ancora Carmax Camaldolese, e un terzo posto per i colori dell'Atletica Hermes, Pasquale Iapicco, quando siamo a 32.55 dalla partenza. Gennaro Petti con i colori, nuovi colori di Riardo, e siamo sui 3.18 al chilometro, ancora Run for Manuel per questo arrivo, mentre i colori di Terzigno a completare l'arrivo in questo momento, quando siamo a 33.16, e subito dell'ordine Driss McDami, Giovanni Desiderio, Gennaro Petti, Pasquale Iapicco e Ali Akinu, gli atleti che sono arrivati, quindi grande battaglia. Ancora Carmax, il nuovo acquisto Daniele Russo per il team di Gerardo De Luna. Davvero velocissimo il percorso, Enzo, cosa ne pensi dell'andatura degli atleti? Parleremo dopo tecnicamente. Fulvio Verdoliva al traguardo, e ancora Mondragone in corsa per l'arrivo di Vincenzo Migliaccio. E ancora Sorrento Runners per Antonino Tamarino, che taglia il traguardo. Ancora Carmax, lui è un atleta sannita, Aniello Falco, Luca Marrone, quando siamo a una media di 3.25 al chilometro, Antonio De Rosa al traguardo, 34 e 35 in questo momento. Si susseguono ancora gli arrivi con Antonio Russo, ripeto, oltre 900 gli atleti, e ancora Gioia Branning con Luigi Iervolino, e siamo vicini a una media di 3.30, 3.29 in questo momento. Manca davvero pochissimo ed è Antonio Mangano sotto i 3.30, ed è l'idolo di casa con il pettorale 13 a rappresentare l'Antoniana, Ciro Esposito. Terzigno c'è anche per Paolo, per la Downer Running, per Paolo Iammarino, mentre Raffaele Nappo per Terzigno. Si susseguono gli arrivi degli atleti, e ancora il nostro Rosario Ardito a tagliare il traguardo, 35-25, siamo a 3.32, il grande Marco Di Martino a rappresentare la sua Marano, Atletica Marano. A giugno ci sarà il loro evento, noi domenica prossima saremo a Nocera, e poi il 4 alla mezza di Benafro, 4 febbraio, Luca Simonetti e Leonardo Ferraro a tagliare il traguardo, Antonio Luongo, ancora Carmax Camaldolese sotto i 36 minuti, anche Luigi Palmieri, Sarna Athletic insieme a Luigi Annunziata, 36 minuti per Salvatore Velotti.
massimo la prima donna. Colpo di fucile per accogliere la vittoria di Francesca Paleva, 36 e 24. Antonello Barretta subito dopo la prima donna. E ancora tanti, tantissimi gli arrivi. Ancora Carmina Liberti, ancora Antoliana. Dai ragazzi, Pasquale Silvestre sotto i 37 minuti, 36 e 50. E ancora Carmine Basile Marcianise per Giuseppe Golino, 3.42 al chilometro per l'atleta Carmax Camaldolese, Emanuele Cuomo, MM Project, Antonio Della Ventura, grande Antonio, grandissimo, 37.20 anche per Carmine Marro. E c'è Podisti, Cava Picentini per Virgilio Severino, grande Virgi, ed è Francesca Maniaci con 37.29. Lo scorso anno ha vinto con 37.09 Angelo, Raffaele, Capone, Amatori, Podismo, Benevento, Vincenzo Stellato, Maga Sport, Andrea, grandissimo. E c'è anche l'arrivo di Alfredo Norbello che dopo la caduta in partenza ha ripreso prontamente la gara, grande Alfredo Norbello. E c'è anche l'arrivo di Johannes Farcuc, Fino Viola, Gianluca Frasca e ancora Stefano Sabatella, grande Sokol, grandissimo Sokol Colaveri con Gerardo, Antonio Vassallo e Alfonso Natale al traguardo, grande Gaetano, Gaetano Canciano a rappresentare l'Atletica Nolana, nuovi colori anche per Gaetano. Ancora tanti, tantissimi gli arrivi con Francesco Villani e c'è anche la podistica Valle Caudina con Antonio Sabatini. Nocera, Folgore Runners, domenica prossima saranno loro i protagonisti con l'arrivo di Marco Calderone per l'Antoniana, grande Marco. E ancora la Puglia per Massimo Iuliani, Sorrento, Giuseppe Gargiulo. Quando siamo a 39 minuti di gara, 3.54 al chilometro con Orlando Pagnotta al traguardo, uno sprint con Francesco Landi, Gaetano Donnarumma e Diego Mele. Forza ragazzi, Vincenzo Mattiello, grandissimo, Andrea Maresca, guardato da Enzo Lamura. Andrea si difende sempre bene, Enzo, ti ricordi quando andava in bici? Andava fortissimo e anche oggi va ancora forte Andrea Maresca. Antonio Russo, Carmax Camaldolese, ancora Marcianise. Forza ragazzi, su Esso la Runner c'è insieme agli amici di Sorrento e ancora l'Hermes al traguardo con Edoardo De Aprizio, grandissimo Michele Fortunato, Andrea De Rosa, Vincenzo Cilento, Atletica Caivano, Viva Atletica Cicciano per Giuseppe Dauria, Angrice con Alberto e Rosario. Quando siamo a 40 minuti Gigi Catalano del team Catalano insieme ad Antonio Bellopede, 4 al chilometro con Pietro Adambora. Ancora arrivo al femminile per Cinzia Ottobre, bravissima Cicciano Running. Saremo il 10 marzo al Palio di San Barbato. Saturno c'è, grande Vincenzo, Raffaele Sant'Arpia, Domenico Tosto, grandi ragazzi, complimenti. 22esima edizione della Maratonina Città di Sant'Antonio Abate, Gianluigi e Vincenzo all'arrivo. E c'è anche Carlo Vitale, forza ragazzi, l'arrivo insieme ad Antonia per Marco Petrelli, Francesco Capasso, ancora Francesca Apicella, gara al femminile, Vincenzo Santillo con Giovanni De Donato, Andrea Crescenzo, 41 minuti per Giovanni Rotolo, Antoniana, 4.06 al chilometro. Terzigno c'è, grandi ragazzi, team Mannara con Lima.
ancora amatori Marathon Frattese, i colori di Scafati, società che collabora tecnicamente all'evento I Colori del team di Cava Picentini. E ancora Alessandro, grande amici del podismo Maddaloni, grande sprint finale anche per Mario Bernacchio, Monica Alfano per la gara femminile, Diva Atletica, Cicciano e Isola d'Ischia al traguardo, gli amici di Ischia, Raffaele Colella, amatori, podismo, Benevento per l'amico Alessandro Ricciardi. E i colori di Maddaloni Roadrunners insieme a quelli della podistica marcianese. E c'è Marco Mauriello per Elite Sport che vi ricorda che sul proprio pettorale c'è un coupon per quanto riguarda uno sconto del 20% sull'acquisto sia online che fisico presso Elite Sport. C'è l'arrivo di Gerardo Piccirillo. Siamo vicini ai 43 minuti, Emilio De Luca che viene preceduto da Luigi Vitiello, c'è Frisco Amodio, Carmax Camaldolese, forza ragazzi, Diamante c'è, grandissimo, i colori dell'Atletica, Novana, Scafati, l'arrivo dei ragazzi di Scafati. E siamo in diretta con Marco Mauriello per Elite Sport, podio maschile, Giglio Iannone che visse il successo della scorsa edizione, secondo posto per il compagno di squadra Ali Akinou e un terzo posto per uno stratosferico Pasquale Iapicco per l'Atletica Hermes. Vittoria al femminile per la compagna, mia compagna di squadra Francesca Palomba, la seconda posizione per la vincitrice della scorsa edizione Francesca Manieci e Cinzia Ottobre a rappresentare Cicciano per la terza posizione assoluta. Grazie Marco e torniamo in diretta alla 22esima edizione della maratonina Città di Sant'Antonio Abate. Quando siamo a 44 minuti dalla partenza, Carmen Trezza a tagliare il traguardo, gli amici della podistica normanna, Leopoldo Rossi c'è per l'Atletica Cales, Joy Oberanning e Sarno Athletic insieme agli amici di Terzigno, l'Atletica Marcianese, i colori del team di Afragola al traguardo, attenzione a non ostacolare gli atleti, amici del podismo Maddaloni, il nostro Sergio Luciano che vi aspetta il 25 aprile, forza Anna, dai Katiuscia, grandissime le nostre atlete, Katiuscia Capua insieme ad Anna a rappresentare la podistica samaritana e l'Atletica San Nicola il 2 giugno, Angelo Grasso che torna alle gare con i colori di casa dell'Atletica Tuggenta, il 23 giugno pomeriggio saremo a Tuggenta per la classica 10 km, forza Gigi, Luigi Greco, vicepresidente dell'Isaura Valle dell'Irno, forza Gigi Lande c'è, grandissimo, 45-20 in questo momento, gli arrivi si susseguono, Sele Marathon e ancora arrivo al femminile per l'atleta Carmax, l'arrivo di Angela Vespoli, Salerno Marathon, abbiamo ricordato la scomparsa di Fabrizio Marotta in partenza, la podistica marcianese c'è con Piaggio Rosato, grande Piaggio, e ancora da Benevento, arrivo per Tatiana Yaremin, ancora Saverio Bertuccio da Maddaloni quando ci avviciniamo ai 46 minuti di gara in questo momento, ancora tanti, tantissimi gli arrivi con Peppe Beneduce del team Sana Corsa e ancora Francesco Guastapirro, Marco Cannavacciolo, Gerardo Cargiulo, 4 e 30
6 al chilometro per gli atleti che stanno tagliando il traguardo, i colori Rallab. Ecco il terzetto degli amici Rallab. Saviano, c'è Carmine Babbone a rappresentare l'atletica Sporting Calore. Ancora i colori Carmax con Emilio D'Antuono, Antonio Gargiura a rappresentare proprio l'Antoniana. E l'arrivo ancora al femminile per Anna Vassallo, Luigi De Rosa, Riccardo Cipriano, Giuseppe Peruta, Franco Palladino, grande Franco. E ancora i colori Roadrunners e naturalmente gli amici del podismo. Saremo ad aprile di nuovo alla gara di Maddaloni e poi torneremo a settembre sempre a Maddaloni per i due grandi eventi podistici della città di Maddaloni. Dai dai ragazzi che non è finita, Nocera Polvere Runners è scappati in questo arrivo. Domenica prossima saremo alla 10 e alla 21, la Nocera Paganorum, organizzazione a cura del team Nocera Polvere Runners. Dai ragazzi che è finita. Peppe Sacco che sta risalendo la zona di arrivo, mentre c'è Pino Esposito a tagliare il traguardo. Anna Ucci, grandissima Anna! Anna Ucci a rappresentare l'amatori polismo Benevento. Cedo per un attimo la parola ad Anna Narciso che è dalla zona di passaggio. E di nuovo qui al traguardo con il cappellino De Lucia Sport, ma noi qui a Sant'Antonio Abate preferiamo Elite Sport. Allora diciamo che fatto una pubblicità De Lucia Sport non volendo, grazie. Allora, wow, state arrivando tutti su questa bella salita, avete Anna Maria bella che se la fa proprio, vai Anna Maria fino alla fine. Allora mi ha ceduto il microfono Gennaro che va a fare il podio con Peppe Sacco di Podismo in Campania. Ovviamente poi vedete tutto l'articolo sulla sua pagina Facebook e non solo, le foto e tutti i video di questa bellissima giornata. Luigi, ben arrivato, grazie sempre per le belle parole che hai per me, grazie mille che sei sempre gentile ed educato. Lulu, ben arrivato. Lulu e Luigi al traguardo. E vi ricordo che le prime 50 donne vanno a premio, insieme poi i primi 150 uomini, poi ovviamente andremo a mica tutto a posto con i premi di categoria, diciamo ricchi 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 premi per tutti. Ci spostiamo ovviamente nel tendone. Mamma mia, lo sprint di Andrea, bravo!
femminile, mentre si susseguono gli arrivi il team Podistica Normanno, Mondragone in corsa e Finanza Sport Campania. Terzigno c'è con gli amici terra dello sport, ancora tanti tantissimi roadrunners al traguardo di Sant'Antonio Abate, e c'è anche una presenza di Polla nonostante la neve in zona Polla. Domenico è qui con noi, ancora arrivi, vai Anna, vai. Scusami, ma c'è anche la Enzo mi ghiaccio, la ragione, ma la prima gara mi fa come stanno. Brava, sei andata pure a premio, brava, brava, che bella coppia che siete, brava, bella, veramente. E con i colori amatori, Budismo Benevento, Vera Cenicola. Vai Eugenio, vai. Natale giuntate. Eugenio con la maglietta sponsorizzata da, si chiama Friends Run Love, la nostra persona che ci dice che lo sport è il nostro pastore d'applauso che ha unito il suo gruppo di amici per un progetto, che hanno il progetto di farsi varie gare, anche gare lunghe, tipo la maratona adesso di Roma che ci sarà. Quindi un bel gruppo. Tanti auguri. Ecco, ben arrivati anche tu, Armando, buongiorno, da quanto tempo? Giuseppe da Ischia, mamma mia, e via! Elvira che sei va diventata la top 3 del Elvira, vai Donata! Ha tagliato sicuramente insieme a Paolo. Cisla! Comunque è diventata la top 3 del Elvira, ma tu ti sei messa a rimano? A una certa età! Grazie per il caffè di stamattina! Podisticamente.it! Forza di Siana! C'è Giovanna dietro che ti vuole superare! Bello, perché si fanno, gennaio si fanno. Brava Anna De Angelis. Vai, c'è Rita. Anche Rita al traguardo. Allora, gennaio si fanno tutte le salite con cuffiatura, no, fa vedere a questo sacco il sorriso. Riprendono fiato. La macchina fotografica, il colpo di pistola. Copriti subito, copriti subito che sta freddo. Ragazzi, non ripassate col chip di nuovo sul tappeto, grazie. Antonio De Serio al traguardo per il team Finanza Sport Campania. Vai Francesca, ricordatevi di consegnare il chip bianco che avete sulle scarpe. Dove si consegna il chip? Pasquale? Anche qui da noi all'arrivo. Anche da noi all'arrivo, ok. Quindi non vi dimenticate di consegnare il chip e non ripassate in continuazione, grazie mille. Terzigno corre, Cicciano è ancora politicamente lui. Luigi D'Anello per l'Antoniana, arriva di passo il relax. Mamma mia, è emozionante, ma questa mattina mi devi fare piano. Ha scaricato tutto lo stress. Allora permettetemi solo un attimo, giusto una parola. Aspetta, io l'ho visto arrivare al traguardo. Lui ha fatto lo stesso pensiero del mitico Gerinto Bordini. Stava morendo e ha fatto finta di baciare il suolo. Gerinto Bordini però l'ha fatto con qualche litro di birra in corpo. Ma stamattina ci deve fare piangere, ci deve fare. Grande Cicci D'Anello e grande la maratonina città di Sant'Antonio Abate. Allora Cicci, lo dicevamo prima, io e Beppo ne presentavamo. Questa resta e sarà sempre la gara più colorata di tutte le gare. Grazie. Guarda, veramente è stato emozionante il tuo arrivo. E so a chi hai voluto dedicare questa gara di oggi, perché i nostri genitori stanno sempre con noi, per sempre, hanno dato la vita, questa vita che custodiamo e che dobbiamo custodire, e dobbiamo sempre ricordarlo ai nostri figli cosa sono stati per noi i nostri genitori, perché noi siamo senza genitori, però anche i nostri figli saranno senza nonni, no? Che sono grandi valori aggiunti. Sicuramente. Il 2003 mi ho passato di cotto e di crudo, 4 interventi in ospedale, 20 giorni ricoverati, 20 giorni a casa in convalescenza. E per ultima sono andata a fine novembre. Questa gara l'ho posto al cuore. E perché poi questa gara ci mettiamo il cuore. Questa è una gara che non correvo da Santo Antonio Abate, penso da 20 anni, 15, 16 anni, non facevo più la gara a Santo Antonio Abate. Oggi vado a portare ragazzi, io domenica loro, ma scambia fa il pettorale, ma scambia fa il pettorale numero uno, perché penso che oggi io sono stato il numero uno. E grazie a tutti, grazie agli sponsor, all'amministrazione e soprattutto a tutti i podisti che ci hanno onorato, perché Santo Antonio Abate resta una delle manifestazioni, credo, più belle del panorama
quando ci avviciniamo ai 59 minuti con Roberta Perlaioli, Giuseppe Fresa e Giovanni Chiavazzo, Antonia Veranners, ancora Carmine, sempre per il colore Antoniana, da Marcianise Michele Razzano chiude la sua gara in 59 minuti. Guarda Gennaro, guarda che Zio Pino c'è. Guarda Francesco che sprint fino alla fine. Francesco si sta rilassando per e arriva lui, arriva lui. Eccolo qua il nostro Francesco. Antonio Santella insieme al gruppo degli amici che hanno accompagnato in questa avventura il nostro Francesco Nunziata. Ciao Claudio, Claudio Fabio. Dai dai, dai Jenny puoi inserire, vai. Forza ragazzi, ancora Antoniana con Alessandro Esposito. E ci provano. Nostro Francesco Ferrentino. E allora, mezzo appunto Pellegrino all'arrivo. Forza Rino! Rino Cavuto, lui che è un sannita. Attenzione a non ripassare sui tappeti con il chip, per favore. E ti fa segnare soprattutto il chip, vero Gennaro? Non dimenticate. Guarda chi sta arrivando. Dove saremo noi a marzo insieme ormai? Da lui, da Vincenzo, 10, con l'arrivo insieme a Pia, Domenico e insieme praticamente anche ad Anna Maria. Forza Ciro, dai è finita, Finanza, Sport, Campania per il nostro Ciro Perillo. E ancora da Angri, Pasqualina e Gaetano, Pomigliano c'è, Pomigliano Marco insieme a colori Gioio Brannet al traguardo di Sant'Antonio Abate, i colori dell'Atletica Nolana con Giacomo Matteo. Gerardo è arrivato, Gennaro, Gerardo è arrivato, Gerardo Vicino, anche Jenny con Manuel sono arrivati, non l'ho visto. Teresa, Bruna e Cini con Emilia Romano al traguardo. Forza Rosa, e c'è anche il nostro Antonio, Francesco ci vediamo domenica. Antonio Maietta, io non è che sono tanto brava, non mi aspetti. Anna, attenzione che Francesco ti porta giù, cioè io non sono capace, Francesco, e pensa che loro corrono insieme a Francesco per io vedere non so che... portare manco un carrello della spesa, che poi la spesa manco la faccio. Ancora arrivi con i nostri atleti Giustino e Giuseppe a fare Gennaro, scusami. Ciao Franci, te la stai prendendo comoda ogni domenica ormai. Sei innamorato, oh. È innamorato, finalmente c'è il cuore che spaccolea. Oh, oh, forza! Insieme oltre l'autismo, grazie ragazzi! Esatto. Non a caso abbiamo avuto Manuel che ha corso insieme a Gennaro. Ciao prima. Antonio! E ancora Cicciano Running per Marco Masiello, Gaetano Di Vaio per il team Silma, ancora la nostra Sonia, Free Runners Scabbia, Pasqualina! Avete visto quanta gente è scesa? Che partecipazione che ci sta oggi! Allora vi ricordo, come dicevo prima, che comunque le nominazioni si fanno al coperto. Dai dai che non è finita ancora!
sentito che stai arrivando. Mamma mia, povero Armando, povero Armando. La cucina fa. Allora io insieme a Gennaro non mi potrò mai dimenticare la gara di Peppe Sacco, la gara poi la manifestazione sportiva di Peppe Sacco, le pille che si sono potuti bere su suo gruppo. Forza vince, vai maresciallo. Grandi. Grandissimi i nostri ragazzi con Amalia. Vai Pasquale, vai Pasquale, va Pasquale, va Pasqualino, tu sei Pasqualino. Hai superato a Maria. Maria ti ha superato Pasqualino, come ti è permesso? Vai Caterina, vai! Come si vede che ci stai con le corte con queste musiche spagnoleggianti? Vai Caterina, Caterina arriva in bella fuori, no? Forza i ragazzi di Versigno insieme a Rafael. Ecco Gennaro, vieni un attimo qua, ti volevo, vieni qua. Allora Peppe Sacco, dove sei? Se mi sei andato via Peppe? Peppe Sacco dov'è? Forza Sasà, dai. Cosa fare? Peppe mi ha detto scegli una persona tra i Raiders da fare un'intervista. E io avevo in mente te, infatti voglio vedere, però Peppe Sacco non lo vedo, chissà dove è andato. Gennaro in mano. Allora, grazie per essere qua, grazie per aver portato a correre Manuel con te, perché non esistono limiti, non esistono le disabilità, perché sono solo quelle mentali. Quindi te l'ho detto da prima momento che ci siamo conosciuti, mi dispiace che quest'anno non posso essere la voce narrante della tua bellissima gara, dove sono stata accolta non bene ma di più, da un bellissimo gruppo, quindi grazie a voi. Com'è andata oggi? È stata un po' dura perché poi comunque è una gara, sale e scendi, no? Sì, Manuel si è divertito, la cosa più importante è questa qui. Abbiamo avuto la possibilità di fare il primo chilometro grazie a te, grazie agli amici dell'Antonella Arnes, da primi in assoluto, ed è stata un'esperienza bellissima per noi. Vedere poi Giglio, i Dris, tutti gli altri sta facendo, siamo ossiamo tantissimo, ma sono forti anche io. Questo è il messaggio positivo che viene fuori da questa gara oggi. Mi sento di ringraziare l'amico Daniello per la bellissima organizzazione, comune di Santa Maria Capua, dei cittadini che hanno rispettato i piedi, che è una cosa importante per noi che siamo gli ultimi. Vedere il ristorante degli utenti fino alla fine è un piacere. E poi quando le voci narrate, 2 gennaio che ci accompagnate sempre e conoscete la nostra storia, questo ci fa piacere tantissimo. Grazie, allora andatevi a cambiare perché fa freddo, ci vediamo semmai dopo, grazie. Grazie ragazzi, allora vai Gennaro. Ci hanno regalato il frutto singolo, che la bella ci hanno regalato un frutto singolo. Che buono. Grazie Silvio!
Video Atletica e TC Dreamer, Silvio Scotto, Pagliara, e noi tra pochissimo ci sposteremo al coperto per le premiazioni. Nel frattempo Giovanna Chianese. Anne, vogliamo ricordare un bellissimo premio che a questa gara viene sempre consegnato con molto piacere la coppia moglie e marito, il nostro Francesco Rivetti, sempre in compagnia a chiudere la sua